che vuoi. Che dobbiamo fare sempre questo, dobbiamo fare. Che una caramella. Stai guardando là, quindi una caramella lì. Tu a quest'ora ora per il vizio che prendi la caramellina, ma quando fai la brava prendi la caramellina. Una. Basta ora, non esageriamo. Questa fa male, questa roba. Patata riscaldata del giorno prima è poesia pura. Se non l'avete provato, guardate veramente la pasta del giorno dopo è sempre spettacolare. E stiamo qua perché si sta bene, ho detto, ci sta questo venticello, non so se si vede la tenda come si muove ogni tanto. Questo venticello sempre fresco, una bellissima giornata, un caldo tremendo. Mi sono messo prima in panchina, che non vi faccio vedere, dopo vi faccio vedere una scenetta che ho fatto piccolissima, ma proprio che stiamo un'ora e mezza così, devo mettere non so quante canzoni, no? E quindi niente, vi volevo ringraziare perché mi state facendo comunque compagnia in questo viaggio, soprattutto con i commenti che fate, perché li leggo, vedete che rispondo a tutti. Ma sì, è come una compagnia, capito? Nel senso, mi sento che stiamo in viaggio veramente insieme. Spero di incontrarvi qualche volta, perché il 90% delle persone che mi scrive nei commenti non le conosco, quindi mi farebbe piacere un giorno incontrarvi, chissà. Un abbraccio comunque, grazie. Ma poi non vi ho fatto mai vedere questo treppiedino che mi sono preso sempre da Amazon, comodo, guarda. È un treppiedi. Piccolino chiaramente, però sopporta molto bene perché è robusto. Poi questo si gira, chiaramente si può allungare, quindi diventa tipo bastone oppure un treppiedi. Vabbè, quando è allungatissimo, diciamo come treppiedi, è più giusto un massimo due, che sennò puoi perdere l'equilibrio. E poi c'è pure questo che si toglie, chiaramente volendo, per dare una distanza, meno male che non ce l'ho attivato, a distanza, se no si spegneva il video, a distanza, carino, comodo, piccolo, nello zainetto entra nella tasca laterale, bellino, eh? E poi questo, comodissimo, io ho trovato la pace mia, perché prendi la cosa, prendi la scheda, mettila dentro, questo qua invece, tiene o la porta USB, ho la porta quella là del cellulare,
Quindi ora scarico i video in questo modo, metto questo con la scheda piccolina qua, ma si può mettere anche quella grande, che ci va questa dentro praticamente, quella grande. Comunque metto al telefonino, che non vi posso far vedere, comunque dietro dove metto il caricatore, si accende che si è collegato e io scarico i video direttamente qua dentro. Ma una comodità incredibile, una comodità incredibile. Oppure lo posso mettere poi nel computer, comodo, veramente, con 4 soldi che costa, ma comodo. Vi metto il link di descrizione a tutte e due, ma non è pubblicità, è che se vi servono veramente sono utili. Questo è niente. Quindi questo abbiamo fatto, perciò non ho filmato oggi, è uguale a ieri, vi vedete il video di ieri, è uguale, cioè, che abbiamo fatto? Niente, siamo andati, solita passeggiatina dei bisogni, poi abbiamo preso il caffè col cornetto, pure Gaia, ha mangiato un po', poi siamo andati alla piscinetta come ieri, ci siamo fatti il bagno, cioè è uguale, basta vedere quello di ieri, niente di speciale. E poi siamo andati al supermercato a comprare questo che ci serve per le zanzare, che si mette qua, anzi se non lo conoscete ve lo faccio vedere, anche questo l'ho preso Amazon, comodissimo, per mettere le piastrine, però con la presa dell'accendino, e c'ha sia le piastrine che la bottigliera là che dura un mese, comodo, devo dire la verità, comodo. Basta, questo è molto rilassante. E ora fra un po', vabbè, abbiamo fatto un po' di pubblicità, anzi ora ne faccio un'altra, un attimo solo, e fra un po', ora sono le 5:40, le 6:20, fra un'oretta e mezza ce ne andiamo di qui e andiamo a mangiare stasera in un bel posto, almeno penso, perché prima di lasciare l'isola volevo mangiare qualcosa di sardo, quindi questo mi hanno consigliato che si mangia proprio cucina sarda, e quindi andiamo a mangiarci qualcosa. E passando mi pare che c'è un paesello, penso che mi fermo, devo comprare pure le sigarette, mi fermo e vediamo com'è. Questo è quanto. Una giornata proprio uguale a quella di ieri quasi. Ah, l'altra pubblicità. Io sto bene perché uso questi prodotti. Chi mi conosce sa che io non prendo mai medicinali. E ci stanno un sacco di questi prodotti, vedi? Faccio pubblicità. Io sono ancora distributore di una grande compagnia che dura da più di 60 anni. Quindi per durare 60 anni la qualità è buona. Quindi non parliamo di qualità, perché la qualità è eccezionale. Potete dirmi il prezzo, semmai, non lo so. Devo dirvi la verità, per me in certe cose la qualità non ha prezzo, quindi costano, ma non tantissimo, come i prezzi di farmacia, ma sono molto, ma molto, ma molto superiori, sia come integratori, sia come prodotti per la casa, sia, non so se la conoscete, la società si chiama Amway, io ho creato con Amway un gruppo di 60.000 persone, vabbè è una storia lunga, poi mia moglie mi ha tolto tutto, ho dormito 2 mesi in macchina, vabbè è una storia lunga che è meglio non raccontare. E ora in questo momento che sto così bene, questi ricordi non mi piacciono. E quindi vi lascio il link in descrizione, se vi associate anche come clienti ovviamente, perché se volete potete fare i distributori, ma anche solo come clienti, avete da questo link avete il 12% di sconto a vita su tutti i prodotti, diciamo il 12% non è male, un altro spazio pubblicitario, oggi è la giornata della pubblicità. Chi mi conosce lo sa, io sono più di 30 anni che non prendo medicinali, ma proprio zero, quindi ho i miei metodi molto semplici con gli integratori, mi curo così, sto bene, probabilmente ora ancora meglio perché sto all'aria aperta, quindi diciamo è ancora meglio, ma comunque non esiste proprio, per me le farmacie possono pure chiudere, e pensate che mio padre e mio zio sono farmacisti, quindi mio padre era farmacista, comunque sono farmacisti, la mia famiglia è di farmacisti, mio padre le chiamava le scatolette colorate, diceva vedi tutte queste scatolette colorate, uno o due servono pure a qualcosa, le altre o non servono a niente o fanno male, quindi sono cresciuto così. Io sto benissimo però, una favola, febbre mai, raffreddore mai, mai. Qualsiasi cosa, appena vedo un piccolo sintomo, mi prendo quello che mi devo prendere, dopo manco un giorno, 2 giorni, sto benissimo.
quindi vale la pena assumerli. Hai preso posto? Bravo, fammi chiudere qua e ce ne andiamo. Ok. Abbazia dell'anno 1000. Andiamo a vedere se si può entrare. Così vediamo dentro com'è. Quello è il pozzo. Andiamo a vedere, bellissima la facciata. Sensoriale di Terru. Andiamo a vedere cos'è questo parco sensoriale.
Bello, ci sono piaciuti questi strumenti, bellissimo, molto carino. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee. Strangers talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. But she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survived the wheel. Even though she could knock down and never showed. Dove siamo? Dove siamo? Siamo all'agriturismo Monte Entosu. Monte Entosu. Buonasera. Buonasera. Così lui sta più tranquillo. Sì, dove? Ah, ok, perfetto, va benissimo.
Fermati qua, ferma, ferma. Vediamo cosa si mangia. E si aprono le danze con cipollina agrodolce, vinagre dolce e crema di formaggio. Siamo solo all'antipasto. Cosa sigaretta? Mamma mia, to the force. To the force. Mamma mia, siamo soltanto al primo. Gli antipasti abbondantissimi. Prima abbondantissimo, poi ogni volta che passo il camere gli dice vuole provare, vuole fare il bis di quest'altra cosa, vuole fare il bis. È impazzito, a me il vino è già andato in testa, non so come tornerò al parcheggio là. Ma... oh, vabbè, andiamo a fare il secondo round. Portate il porcetto. Pochino pochino, ok, basta, perfetto, grazie. Andiamo. Dove vuoi andare? San cane, ecco. Subito, lei trova subito gli amici. La folla. Orso cazzi. Esatto. Andiamo su, andiamo. Andiamo. Non so come arriverò al parcheggio con tutto questo vino che c'ho in testa. Vi saluto appena arrivo, così siete sicuri che sono arrivato. Devo fare 15 km, non è molto. Però il vino è andato in testa. Oh, ho mangiato, no, bene, benissimo, benissimo. Pure.
such, heavy such, nanic hot.